io ho cominciato ad andare in montagna quando ero piccolo, no? Cioè, con il fascio, cominciava a menare le ginecchie così, no? E allora cominciava a prendere passione delle montagne. Dopo lì ho conosciuto il povero Rocchin. E Rocchin mi ha portato a vedere la bastionata lì, del Pas del Faux, andare in là. E dopo da allora ho cominciato ad arrampicare per sciare, costava troppo, non avevo i soldi. Ora dai sempre a arrampicare per l'inverno, capito? Ecco lì, eravamo io, il Bigio e Gio Fiorelli, uno il Bigio che tirava da prima. A un certo momento il Bigio ha fatto, ascolta un momento, di che se le mie passa su? Perché? E le tue lesche. Ma so, no, lasciate, ora sono andato là, tieni in sicurezza, no? Che mi passi su, o trafferò i scarpe, i case, solo su con le calze, no? Perché è successo questo, Carlo Mauri mi ha portato a fare chilo tre vie lì, no? E stesso tempo e mi dice adesso vado a casa. Io sono lì a casa, la mia con la madre e mi dice, te guarda il tuo amico, perché per fare la via che la est. L'ENA al Drizio al Bonat, tornerò del Bonati, perché il Bonati siamo stati a vedere l'est. Ora dice, ora non mi aspetta che vendrei loro, che avevo questo che facevamo Carlo Mauri, no? Ora sono andato a fare l'est, me. A far parte del gruppo di Ragni, ho cominciato a far parte molto tardi io. Perché mi ha detto che io gli ho fregato la via al Carlo Mauri, la est del Badile. Sono andato là due volte. Una volta arrivo su per prendere la via del Bonati, cominciavo a nevicare. Dall'altra parte, per fare la via dei francesi, c'erano là due tedeschi. Mi dice, scontivi, io vengo qua, eh. E allora, sì, con noi veniamo. Uno vince insieme, poi facciamo un tiro per uno, andare giù. La seconda volta
quando sono andato là, io e l'Anibale, sono lì per attraversare, no, io ero lì, con Ciai, e mi vedrei fare la fotografia, sono partito, sono passato a Renzi. Quando sono salito io, era notte, ho arrampicato col chiaro della luna, no? Rioli, in cima, mi siedo, sento sotto il sedere, c'era lì una quarantina, non una trentina di moschettoni d'alluminio, capito? La prima volta che ho visto il moschetto dell'alluminio è una volta lì. Capito? Dicevo questo perché quando ho fatto la via con Felice Battaglia al Badile è stata per anni ripetuta, perché da dove c'è la fessura che sale per la via degli inglesi c'è da fare una traversata in placca e quelli che andavano su per farla non passavano. Lui le passava la prima volta con Scarpun e poi è passato anche la seconda volta con Scarpun per dire che ci vuole anche un po' la testa, il coraggio e essere un po' macchina da guerra come è stato il caso. Una volta eravamo andati a fare la Steger a Catinaccio, siamo tornati in due, lui era un po' stanco, io avevo 16-17 anni. E mi ha detto, dai, guida un po' te in autostrada. E lui era, io guidavo già un po', però nel senso, guidavo nelle strade lì del paese. E lui si appisolava, o meglio, sembrava che si appisolasse. E poi a un certo punto io mi avvicinavo troppo al guardrail e lui mi diceva, Ciapin, e guardrail, ta shampoo. Per cui mi rendevo conto che lui si appisolava ma era bello attento, però a quel tempo lì si facevano queste cose qui senza patente, facevamo un mare di chilometri. Che bel quadretto. Già 70 euro, 71 euro.